Manca veramente poco alla riapertura delle scuole nella nostra regione, ma ad oggi non si ha ancora un quadro completo della situazione che ragazzi e tutto il comparto lavorativo dovranno affrontare nel nuovo anno scolastico. Per questo motivo il sindacato scuola della CGIL di Teramo lancia un appello alle istituzioni affinché si trovi a stretto giro una soluzione. Noi abbiamo una situazione che è ancora preoccupante. Tutti dicono che bisogna fare investimenti seri nella scuola perché appunto si abbandoni la didattica a distanza, però abbiamo una situazione che ancora non ci consente di poter essere tranquilli su questo versante. Certamente sappiamo che alcuni sforzi sono stati fatti, noi come sindacati abbiamo firmato il protocollo con il Ministero il 14 di agosto, ci sono stati degli impegni da parte del Ministero in questo senso, vogliamo che questi impegni poi diventino cose concrete. L'unica cosa che per adesso abbiamo delle risorse a disposizione nelle scuole di tutta Italia e anche nelle scuole della provincia di Teramo, ci saranno mediamente 35-40 mila euro che le singole scuole potranno utilizzare per affrontare la situazione di emergenza. Il tema per noi fondamentale resta sempre lo stesso, cioè il fatto di garantire un tempo scuola adeguato in spazi adeguati ai ragazzi e agli studenti. Su questo versante purtroppo non si è fatto molto, si è fatto ancora poco e la nostra insistenza andrà in questa direzione. Si è parlato di posticipare la riapertura delle scuole di una settimana per dare più tempo alla campagna di vaccinazione. Il sindacato, da questo punto di vista, che posizione prende? Si tratterebbe semplicemente di rinviare di qualche giorno un problema che esiste. Noi vogliamo che si ritorni a scuola e che si ritorni a scuola in sicurezza, quindi confermare la data di inizio del calendario scolastico così come è stata stabilita la Regione, però fare in modo che nelle scuole ci siano organici adeguati.